fare per il forum e per il promotore di questa organizzazione, che come avete visto sono anche CSV e organizzazioni sindacali, proporre la discussione questo tema a un pubblico qualificato e variegato per ruoli, per identità, per organizzazioni come quello che stiamo vedendo qui, è per noi molto interessante. Approfitto per darvi una buona notizia, per noi è un'ottima notizia. Da circa mezz'ora si è ricostituito ufficialmente a Como il forum del terzo settore. Aspettiamo già la prima adesione che è in sala, ma possiamo aspettare in realtà anche altre. Avremo modo di risentirci, è stato un percorso di un anno circa che ci ha portato a farlo ripartire, prima agendolo e poi formalizzando, che è un anno che lavoriamo, quindi possiamo dire che ci siamo veramente. Adesso ci siamo, abbiamo riapprovato il patto associativo, ridefinito i partecipanti, siamo a tutti gli effetti tornati il forum del terzo settore primo. E ci sembrava bello festeggiarlo con un incontro come questo, e il fatto che ci siate voi è proprio una bella occasione. Allora, la funzione che noi abbiamo pensato per il forum è, l'abbiamo discussa lungamente anche adesso ed è espressa molto bene da questo incontro, perché abbiamo pensato al forum come un luogo di dialogo, innanzitutto sui temi sui temi del welfare, sul tema del terzo settore. È ancora molto welfare il forum del terzo settore di Como oggi. L'idea è sicuramente di aprirlo anche ad altri ambiti e ad altre voci, ma comunque mantenendo questo stile. La rappresentanza che noi vogliamo agire è una rappresentanza di dialogo, cioè un posto in cui trovarci insieme a ragionare sui temi che al terzo settore sono cari. Si diceva poco fa, il modo in cui esercitiamo la rappresentanza, aspetto informativo, qualificatissimo aspetto informativo. Paolo Ferrari credo lo conosciate tutti, chi non lo conosce oggi avrà un bellissimo incontro, e Giovanni Merlo della segreteria del forum regionale. Lui abbiamo chiesto di presentarlo, a Giovanni di commentarlo. Non a caso il titolo appunto dice conoscere, interpretare e prevedere. Allora, se conoscere è la cosa che abbiamo chiesto a Paolo, a Giovanni, abbiamo chiesto di interpretarlo dal punto di vista del terzo settore, insieme proviamo a prevedere. E prevedere per il forum del terzo settore, dicevo, vuol dire prevedere tre questioni. Dal punto di vista, tre questioni che per il forum, per il terzo settore sono questioni cruciali. Dal punto di vista della coesione sociale, la riforma ci aiuta o non ci aiuta? E dove, su che cosa ci aiuta o ci ostacola? Quindi il tema della coesione come primo tema. La seconda questione per il terzo settore welfare: la riforma ci aiuta o meno, dove ci aiuta a ridurre le disuguaglianze sociali? Perché questo è il punto di mira del welfare, è questa cosa qua. La riforma come si colloca in questo disegno di riduzione delle disuguaglianze? Terza questione, come forum, la partecipazione del terzo settore per noi è cruciale, che ipotesi di governance si vanno a aprire all'interno della riforma. Non sono tre domande che sottoponiamo ai nostri due esperti, sono tre questioni su cui come terzo settore vorremmo mettere alla prova la riforma. Oggi peraltro abbiamo l'inizio di un disegno che avrà ancora atti applicativi che saranno in grado di determinare grosse differenze. Però cominciare a farci delle domande su questi aspetti vuol già dire qualificare il nostro punto di vista. E questa è la cosa che abbiamo chiesto ai relatori. Inizierà quindi Paolo Ferrario con la sua parte di presentazione. Tenete presente che i documenti, lui ha preparato un materiale molto ricco, saranno disponibili sul blog, è un blog giusto, sul blog del forum, ma poi recupereremo gli indirizzi, sicuramente sul sito che gestisce Paolo li troveremo, su Ecoinformazioni c'è anche già del materiale che trovate disponibile. Metteremo anche, sul sito del forum ci saranno altrettanto sia la posizione del forum che i materiali che usiamo oggi, che altri materiali che voi voleste eventualmente mettere a disposizione del confronto con gli altri soggetti. Partiamo.